Il catcher è il ricevitore, è praticamente colui che sta dietro il piatto di casa, e quello tutto abbardato che ha la maschera. Lei fa il catcher. E praticamente il catcher, diciamo che è il regista, secondo me, di tutto, perché è colui che chiama i lanci e colui che decide alla fine le sorti della partita, secondo me. L'armatura del ricevitore è la maschera, che è questa qua, si mette in testa per coprire il ricevitore dalle palle che arrivano sul viso. Poi invece per coprire il busto si usa questa qua che è la pettorina, che il ricevitore mette per coprirsi dalle palle che possono arrivare sul petto. E l'ultima cosa che si mette per coprire le gambe è questa qua, che si chiamano schinieri, si mettono sulle gambe così, si mettono così e coprono il ricevitore dalle palle che arrivano sulle gambe. La diversità dei guantoni rispetto a quello del ricevitore a tutti gli altri è che è leggermente più grosso, infatti è diverso, è più grosso ed è qua è più tondo, perché così la pallina si prende più facilmente. Per chiamare le palline, il ricevitore fa i segnali al lanciatore. Di solito ci si mette d'accordo prima dell'inizio del campionato, così si mantengono i segnali per tutto il campionato e non si fa confusione. Ah, il ricevitore quando fa i segnali si mette così, col guanto qua, e fa i segnali, uno può essere dritta. Boh, e di solito quando uno inizia a tirare gli effetti si iniziano a numerare gli effetti, di solito in ordine di effetto, quello che si inizia prima o quello che si fa dopo, e si fa sempre a numeri, e per indicare una direzione del lancio o si fa o uno o due, o se no si fanno così. E se io faccio così vuol dire che va tirato, se questo qua è il piatto, va tirato nella parte interna rispetto al battitore, per cui è una palla che passerà vicino al battitore. Se uno fa così, sarà una palla che rispetto a un battitore destro passerà lontana da lui. Lara, chiudi tutto, chiudi!